Si avvicina il giorno del matrimonio e vengono in mente mille domande, sale il panico del tipo ma la portiera la sposa chi la apre? Oppure ma il papà della sposa quando arriva all'altare chi deve salutare? O come saluta lo sposo? O ancora i testimoni cosa devono fare? Entrano prima, entrano dopo, entrano in corteo? Mille domande che vi verranno in mente nel giro di 10 minuti, forse il giorno stesso, il giorno del matrimonio, e sale il panico. Siccome me l'avete chiesto tanto volte e recentemente una sposa mi ha detto puoi raccontare in un video il protocollo da seguire per arrivare all'altare, allora ho pensato che fosse proprio il caso di fare un video. Sono Roberta Patanè e organizzo esclusivamente matrimoni con l'accento. Attraverso i miei video ogni venerdì do tantissimi consigli a tutte le coppie che si stanno per sposare. Se quindi anche voi state per compiere questo passo, iscrivetevi al canale YouTube. E se siete delle spose, andate sul sito matrimonicolaccento.it e cliccate sul pulsante Unisciti a noi, così entrerete a far parte del magico mondo delle spose con l'accento, con tante iniziative dedicate proprio a voi. Parliamo di questo protocollo per arrivare all'altare, che poi in realtà lo dico sorridendo perché non è un protocollo, adesso ci arriviamo, però capisco che tante domande sorgano. Allora, le regole ci sono, qualche regola c'è, poi però ci sono anche le tradizioni che variano da zona a zona d'Italia, quindi non è detto che queste regole siano uguali per tutti. E poi se ci si sposa in chiesa c'è il sacerdote che mette le sue regole, perché come ho detto tante volte ogni sacerdote ha la sua fantasia, il suo desiderio di gestire l'ingresso in chiesa come dice lui, e quindi quello che vi sto per dire potrebbe non essere vero nella vostra chiesa, quindi chiedete sempre al sacerdote. Non parlerò di corteo nuziale classico perché l'ho già fatto tanto tempo fa in un video, vi metto il link in descrizione così ve lo potete andare a vedere, quindi l'ordine d'ingresso, come gestire il corteo, l'ho già raccontato. Oggi voglio proprio rispondere a queste domande che mi vengono fatte anche dalle mie spose, poi ne parliamo con loro in genere diversi giorni prima, però vedo che anche voi avete tutti questi dubbi e quindi vi voglio aiutare a risolverli. La prima domanda è: chi apre la portiera alla sposa? Quello che ha guidato la macchina, l'autista o il papà? Allora, buona regola sarebbe che fosse il papà, ovviamente se un papà c'è, o chi sostituirà il papà nell'accompagnare la sposa all'altare, quindi la persona che poi l'accompagnerà fino all'altare, è bene che sia la stessa persona ad aprire la portiera. Seconda domanda, la più frequente: i testimoni cosa devono fare? C'è sempre questa grande agitazione anche dei testimoni stessi, cosa dobbiamo fare? Andiamo dentro, stiamo fuori? Allora, se è stato stabilito di far entrare i testimoni in corteo, entrano in corteo e di solito sanno già quello che devono fare. Se così non è, i testimoni devono entrare prima degli sposi, quindi quando fa l'ingresso lo sposo, i testimoni si devono già far trovare alla loro postazione, quindi si vanno a sedere prima insieme a tutti gli altri invitati. Terza domanda frequentissima: chi alza il velo della sposa? In realtà questo l'ho già detto in un altro video, ma visto che qui sto rispondendo alle domande mi sembrava giusto includerlo. Il velo della sposa lo alza il papà o comunque chi l'accompagna all'altare. Perché? Perché è una sorta di gesto simbolico, è come dire allo sposo guarda ti presento e ti dono mia figlia, quindi è un gesto estremamente bello, estremamente forte che è giusto che faccia il papà, quindi non è lo sposo che alza il velo della sposa. State però attenti dopo a sistemarglielo perché, come appunto già detto, il papà non è bravissimo a sollevare il velo della sposa, spesso lo lascia un po' accartocciato dietro le spalle, quindi ci vuole qualcuno che glielo sistemi, però lo deve alzare lui. Altra domanda: come si salutano il papà e lo sposo, cioè il papà della sposa quando lascia la sposa e lo sposo? Qui una regola non c'è, nel senso che sono rapporti personali e in quel momento siete talmente presi dalle emozioni che non potete star lì a pensare al protocollo, come sia giusto fare. Salutatevi come vi viene, come fate sempre. Forse l'ho già raccontato in un altro video, mio padre, che è abituato come gesto d'affetto a dare schiaffi, schiaffetti, perché non è una persona particolarmente affettuosa, quando è arrivato sull'altare a mio marito ha dato uno schiaffetto, non sembrava particolarmente contento, invece lo era, era il suo gesto massimo di espressione, quindi fate come volete, lo saluta come si sente, una stretta di mano, anche solo un sorriso può andar bene. Quando fatto il corteo si arriva all'altare, si deve salutare anche qualcun altro?
No, cioè la domanda in genere è: ma il papà della sposa poi deve salutare i genitori dello sposo prima di mettersi a sedere? No, perché si crea un gran trambusto. Chi fa il corteo poi si va a sedere al suo posto. In particolare il papà della sposa sta seduto, sistemato, probabilmente, almeno di solito è così, in prima fila sulla sinistra, quindi dal lato della sposa. L'ultima domanda che mi viene fatta su queste procedure è: chi porta le fedi se non ci sono i bambini? Allora, di norma sarebbe il testimone dello sposo o un testimone dello sposo che se le tiene nel taschino e le dà al sacerdote quando è il momento, senza fare la navata, non deve percorrere la navata. Però, anche qui io dico, non rispettate le regole. Se c'è una persona cara alla quale desiderate far portare le fedi, anche se non è un bambino, e desiderate che sfili lungo la navata, fateglielo fare. Ho visto un video commoventissimo di una nonna, di uno sposo che ha fatto tutta la navata camminando piano piano con le fedi in mano per portare le fedi. È stato meraviglioso. Quindi scegliete con il cuore quello che vi piace, però mettetevi sempre d'accordo con il sacerdote se vi sposate in chiesa, perché ci sono anche dei sacerdoti che vogliono che le fedi arrivino sull'altare con la sfilata, anzi con il corteo d'ingresso, non facendo un ulteriore corteo dopo. Ok, quindi chiedeteglielo, perché poi vi potrebbe rovinare i programmi. Se avevate deciso di far entrare una persona importante dopo, il sacerdote potrebbe dire: no, io le fedi le voglio qui, e vi rovina tutto. Quindi chiedeteglielo prima, mi raccomando, sempre, sempre chiedere tutto al sacerdote. Spero di esservi stata utile con queste risposte. Se ne avete altre di domande, mettetemele nei commenti, naturalmente, domande specifiche su questo momento, da quando si arriva al luogo della cerimonia fino all'altare. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!